Cominciamo questa rassegna parlando di una notizia che riguarda un'associazione riminese, Crescere Insieme, che il prossimo sabato 27 gennaio alle 11 inaugura una nuova porzione della sede che li ospita. Siamo a Viserba, nella zona della stazione ferroviaria, e per parlare di questo di questa bella iniziativa, di questo cambiamento per Crescere Insieme, abbiamo ospite al telefono Sabrina Marchetti. Ciao Sabrina, buongiorno. Ciao Stefano, ciao, buongiorno, spero che mi sentiate bene. Ti sentiamo molto molto bene. Allora, l'appuntamento di sabato mattina alle 11, cosa succede a Crescere Insieme? Succede a Crescere Insieme una gran bella cosa che si era un po' fermata per colpa del Covid e di come il mondo dell'edilizia è un po' impazzito in questi ultimi 3 anni. Allora, noi da ormai 10 anni abbiamo questa bellissima opportunità di Ferrovia dello Stato, che ci ha dato in comodato d'uso gratuito un vecchio magazzino presso la stazione di Viserba. Nella prima parte ci hanno dato soltanto una metà di questo magazzino, che abbiamo utilizzato in questi ultimi 7 anni come ovviamente luogo delle nostre attività, e Ferrovia dello Stato poi ha detto che gli piacevamo, eravamo okay, belli, facevamo cose belle, che quindi ci hanno detto: guardate, prendetelo tutto, ve lo diamo molto volentieri, e quindi ci hanno dato in comodato d'uso anche tutta l'altra parte. E quindi noi sabato inaugureremo questo luogo di 150 metri quadrati che abbiamo completamente ristrutturato con grande fatica, ma grazie veramente alla bontà e la generosità di tanti amici che ci hanno aiutato. E quindi ci farebbe molto piacere avere tanta gente che possa godere con noi di questo posto. Noi qui abbiamo quindi logopediste, neuropsicologi, psicologi, avremo anche una palestrina di neuropsicomotricità, che però quella lì l'abbiamo soltanto messa a posto come scatola, ancora la dobbiamo allestire perché non ci siamo arrivati con i contanti. un passo alla volta, dai. sì, però in questi 20 anni, insomma, anche perché sono 20 anni quest'anno che Crescere Insieme opera sul territorio della provincia di Rimini, quindi è un bel regalo che ci siamo fatti. Beh, quindi un anno importante anche, insomma, per questo traguardo, sì, sì, per questo traguardo raggiunto. Sabrina, hai raccontato un po' di attività, ma ti volevo chiedere, entrando più nel dettaglio, che cosa significa per Crescere Insieme avere questi spazi in più? Questi spazi in più significa poter accogliere più famiglie che ci cercano. Noi ovviamente affrontiamo nel limite del possibile le difficoltà che le famiglie si vengono a trovare quando viene loro comunicato che il loro figlio ha una diagnosi particolare di ritardo mentale, può essere sindrome di Down, ma a volte anche diagnosi non ben riconosciute o comunque che fanno parte di tutte le mappe cromosomiche che noi conosciamo, e che ovviamente abbiamo bisogno di dare alle famiglie un supporto. Noi ovviamente non è che facciamo miracoli, i nostri specialisti si occupano di riabilitazione precoce, che è la cosa più importante per i piccolini, e quindi lì in questo luogo si iniziano a fare le prime attività dove i piccoli, i bambini anche di pochi mesi, iniziano a conoscere l'abilità nel poter fare delle cose che per un normodotato, come possiamo chiamare, è facile perché le fa in autonomia. Per i nostri piccoli è tutto un percorso in salita che deve essere acquisito. Sabrina, la vostra sede quando è aperta, quando vi si può trovare, se qualcuno volesse, insomma, entrare in contatto con voi? Allora, in contatto con noi c'è un numero di cellulare per quanto riguarda le famiglie che vogliono sapere di Crescere Insieme, che è il 338 15 55 542, e la sede, insomma, dove ci sono gli specialisti è praticamente aperta tutti i giorni, soprattutto dalla mattina alle 9 fino al pomeriggio alle 4,
magari non è così semplice poter accedere, perché se gli specialisti stanno facendo i loro le loro attività, certo, insomma, cercano di non disturbare i piccoli. Chiediamo sempre la possibilità di avere magari una, di prendere un appuntamento, magari un primo appuntamento con noi, che ci insomma, che facciamo questo tramite, questo filtro, per capire anche un po' che cosa le famiglie cercano e se siamo noi la risposta per i loro bisogni, perché non è sempre detto. Noi ci occupiamo di tutto il percorso, del progetto di vita delle persone con disabilità intellettiva, e quello che riguarda tutte le attività sportive, queste cose qui, insomma, lasciamo a chi sa fare. Noi ci occupiamo proprio del progetto di vita, dall'età, come dicevamo, dell'infanzia fino al percorso dell'adulto. Autonomia sia nel gestire della vita quotidiana, quindi negli appartamenti, ma soprattutto inserimenti lavorativi, perché per essere autonomi bisogna anche poter lavorare. Poi ci occupiamo di tutto quello che intorno a queste grandi questi grandi argomenti sono il tempo libero, la socializzazione, il fatto di pensare a come organizzarsi la vita per avere una vita il più possibile autonoma, ma con un senso di appartenenza alla società. E quindi, diciamo, un progetto di affiancamenti, insomma, alle famiglie, per non lasciarle sole nei momenti anche un po' di indecisione e difficoltà su come muoversi. Tra l'altro, Sabrina, a proposito, tu hai citato anche i vostri progetti di inclusione lavorativa, mi fa piacere ricordare e richiamare anche chi non l'avesse visto sul nostro canale Icaro Play, dove c'è il racconto della storia di Francesca e del suo lavoro alla pasticceria Peccati di Gola, e anche, insomma, la storia che in qualche modo riprende una storia precedente, quella di Maria, che sempre per un progetto di inclusione lavorativa, questa volta con la cooperativa Cuore 21 e Centro 21 di Riccione, comunque si sforza sempre di raggiungere questo obiettivo, ovvero dare autonomia ai ragazzi. Tra l'altro, Sabrina, direi che quest'anno avremo occasione di risentirci, perché appunto i 20 anni mi sembrano una bella occasione per tornare a parlare delle vostre attività. Sì, ancora te ne dovrai fare una ragione, Stefano, e i tuoi ascoltatori. Crescere insieme quest'anno, cercheremo di parlare di noi, di tutte le cose che facciamo, insomma, ci sono nei cassetti tanti eventi, novità, e quindi ti disturberemo ancora, assolutamente sì. No, ci saremo davvero molto molto volentieri. Ma allora intanto ricordiamo il primo appuntamento di quest'anno, quindi sabato prossimo 27 gennaio alle 11 alla stazione ferroviaria di Viserba, per diciamo l'inaugurazione della nuova parte della sede di Crescere Insieme. Sì, grazie infinitamente, vi aspettiamo.